un passaggio nel libro che mi ha molto incuriosito, dove dici: per anni sono stato in cerca di una voce mia, una delle tante possibili, perché le voci dell'infanzia sono una foresta, soprattutto nei bambini che crescono più silenziosi. Era una bambina silenziosa, guardami. Dice di no. No, 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 quindi ci credo. Sì, no, dice. E io ero stata tra quelli, cioè i bambini silenziosi. Una voce delle tante, perché ora lo so, sono tante le voci del mio corpo. E poi dice la mia, a partire dalla pratica della scuola, le prime esperienze, ha subito una profonda metamorfosi, ma ci sono voluti anni. Ecco, puoi raccontare un po' di questa Certo, ricerca della voce? la voce che mi si è posta, diciamo, cioè, racconto un episodio proprio di quando ero ragazzina, avrò avuto 11-12 anni, credo, e nostro padre ci aveva chiesto di parlare registrando le voci e poi ci siamo ascoltati. È un'esperienza che credo abbiano fatto tutti. Abbastanza E come che dire, è una sorta di specchio che ti esatto. restituisce, diciamo, 99 su 100 un'immagine che che non conosci o comunque che ti sembra diversa da quella che tu senti. Ecco, e questo è successo anche a me in quell'occasione. E poi negli anni ci ho molto riflettuto. Il secondo passaggio è stato quello, l'ingresso. Ecco, la voce, la mia voce era sconosciuta nel percorso musicale, era la voce dello strumento, quindi attraverso il pianoforte cercavo la voce. E quando poi invece si è trattato di lavorare con la voce, con lo strumento voce come attrice e anche cantante, perché poi nelle scuole si comincia subito a pensare anche alla voce nel canto, ecco, e lì sono cominciati i problemi, nel senso che era una voce completamente selvatica, che non mi conoscevo e che non riuscivo ad abitare veramente, intanto da un punto di vista tecnico, non la conoscevo, era molto più acuta, molto più, molto, molto difficile per me da gestire, anche rispetto a quelle dei miei compagni di corso che avevano un'esperienza maggiore, avevo già fatto esperienza. E questo però, questo handicap che ho vissuto inizialmente mi è servito molto ed era legato anche moltissimo al respiro, questa vocalità così, insomma, perplessa. E però presto, intanto mi sono ricongiunta al percorso musicale da attrice, perché mi mancava troppo. In verità, e quindi ho cominciato a cercare il repertorio per voce, strumenti, voce, orchestra, voce, ensemble. Ho chiesto amici compositori di scrivere per quello, e quindi ho ripreso anche quel percorso, però come voce. E questo mi ha allenato a un lavoro su una vocalità da appunto recitante, cantante, che doveva essere molto flessibile, molto muscolosa, ecco. E quello mi ha aiutato a trovare una voce che mi corrispondesse meglio. Detto questo, esistono le voci, non solo del mio corpo, ma del corpo di tutti. Nel senso che sì, noi poi ci identifichiamo anche in una voce, ciascuno di noi si identifica in una voce, ed è per me molto interessante anche soltanto l'ascolto delle voci per conoscere meglio e vedere meglio le persone. Perché la voce di ciascuno parla di noi in una maniera profondissima. Anche le voci che si nascondono, cioè che le voci magari bellissime che si impostano e che parlano di questa persona e di quello che vuole nascondere questa persona. E quindi le voci sono, ecco, la voce è il corpo intero, una manifestazione del nostro corpo e del nostro corpo intero, cioè quindi anche della nostra psiche, della nostra sensibilità, delle nostre emozioni più profonde. E quindi in questo senso sono tante le voci del corpo. E per ciascuno, e un attore, un'attrice, sperimenta questa moltitudine attraverso le storie, le situazioni, i personaggi che si trova a incontrare nel suo lavoro. Praticamente inevitabile l'incontro.